Puntata speciale del taccuino politico della Campania dedicata alle attività della Camera di Commercio di Napoli. Incontro con la delegazione della Repubblica Ceca presso la sede camerale di Napoli. Ad accogliere il vice ministro dell'Industria e del Commercio della Giovane Repubblica, Milan Hovorka, ed il presidente della Repubblica, Václav Klaus, il presidente dell'ente camerale, Maurizio Maddaloni. Cordiale e calorosa l'accoglienza degli ospiti internazionali per la regione Campania, presente l'assessore regionale Severino Nappi, che ai nostri microfoni ha voluto sottolineare l'importanza di un incontro internazionale teso a costruire anche al sud un percorso capace di far crescere reciprocamente i soggetti interessati. La Regione Campania ha tutto l'interesse a costruire delle solide relazioni, innanzitutto imprenditoriali e commerciali, con altre realtà produttive. Siamo un mercato che presenta delle imprese che hanno eccellenze e che hanno la capacità di esportare i loro prodotti. La relazione serena con altre nazioni serve proprio a questo, quindi mostrare la capacità di accoglienza, la capacità di impresa della nostra regione è sicuramente un'opportunità significativa. La circostanza che il Presidente della Repubblica Ceca abbia scelto nella sua visita in Italia di Napoli come luogo di incontro tra le relazioni per quanto riguarda le relazioni commerciali e imprenditoriali dimostra che abbiamo una capacità di accoglienza, una capacità di attenzione anche rispetto all'estero, cui va dato atto e va dato atto quindi al nostro tessuto imprenditoriale, alle nostre camere di commercio, alla nostra realtà produttiva di essere capace e forte e quindi di essere un modello di riferimento anche per altre realtà internazionali. Un buon segnale per Napoli che va accompagnato con un'attenzione che dimostra la circostanza che questa regione comincia a voltar pagina. L'incontro ha visto circa 30 aziende ceche e altrettante campane confrontarsi per aprire scambi commerciali bilaterali. Per la Campania erano presenti soprattutto aziende dei settori agroalimentare, edile, tessile e dello sfruttamento delle energie rinnovabili. L'incontro, nato sulla scorta dei rapporti di collaborazione tra Camera di Commercio di Napoli e il Ministero Ceco dell'Economia, così come ha voluto sottolineare il presidente dell'ente camerale partenopeo Maurizio Maddaloni, che ha annunciato tra l'altro che tra qualche mese ci sarà anche una missione di imprenditori napoletani a Praga. Sulla scorta, diciamo, di questi raccordi che abbiamo fatto con il Ministero dell'Economia della Repubblica Ceca, proprio oggi una delegazione selezionata di nostri e loro imprenditori e le loro associazioni di riferimento si incontrano per definire alcuni aspetti salienti dei settori, quindi diciamo i risultati li abbiamo più a monte di questi incontri. Non c'è dubbio che da parte nostra c'è una forte attenzione a voler esportare, continuando il dato positivo, l'unico che abbiamo in questo momento in Campania, nella provincia di Napoli, dell'export. Intendiamo esportare, diciamo, settori come l'agroalimentare da un lato e il turismo senz'altro, non disgiunto dalla verifica di alcuni settori, diciamo, di merceologia, di industria primaria. Da parte loro, come ha sentito anche dallo stesso Presidente della Repubblica e dal Vice Ministro, loro hanno una forte ripresa di vocazione sulla tecnologia e sull'industria, quindi diciamo è probabile che riesca a fare un interscambio, perché poi così deve essere, dove noi riusciamo a implementare nostre imprese di natura manufatturiera e dell'agroalimentare loro, e loro possono, come dire, acquistare presso noi i settori dell'agroalimentare e probabilmente il turismo, che è un elemento che per quanto riguarda il sud Italia, la Campania, mentre su paesi vicini come l'Ungheria si sta sviluppando, sulla Cechia siamo ancora, diciamo, su performance assolutamente minimali e che possono essere però migliorate. Ovviamente tutto dipenderà dal senso e dal lavoro che oggi si comincia a seminare, e poi vedremo nel corso dei prossimi mesi. È prevista peraltro, diciamo, una nostra missione di qui a qualche mese lì, come dire, per fare un rendezvous e fare un po' il punto della situazione di quello che si è concluso là e di che cosa si possa. D'altra parte è una Repubblica giovane, è una Repubblica che sta vivendo meno
angosciosamente di altre questo tsunami economico, e quindi vale la pena di coltivarla perché diciamo ha una potenzialità che sicuramente può essere interessante per noi.